aveva dentro una forza incredibile, una forza incredibile. Stare con lui sembrava di vivere fuori dal mondo, di essere trasportati lontano da tutte le cose materiali. Le lettere che lui conosceva erano cinque, le cinque piaghe del Signore, e di lì lui attingeva sapienza e saggezza, e padre Guglielmo si rifaceva a queste cinque lettere e ce lo raccontava. Non voleva niente, che era uno scarabocchio. Padre Guglielmo diceva che lui non era niente, era una nullità, aveva sbagliato tutto. Doveva ancora convertirsi, doveva cominciare. Alla fine della vita doveva ancora incominciare. Si sforzava di immedesimarsi con la persona di Gesù e Gesù crocifisso, che questo è tipico del francescanesimo. Lui stesso faceva la penitenza del sonno, che è una delle penitenze più gravi, più pesanti, di non dormire mai. Una persona che più che parlare è una persona che faceva, si comportava, parlava poco, parlava appena quando ci doveva fare la conferenza. Aveva capito la differenza e questo lo notavano tutti, perché la gente andava dietro a lui. Perché andava dietro a lui? Cosa aveva di speciale? Col suo vestito a pezzi, con gli zoccoli, i piedi nudi, sempre anche d'inverno i piedi nudi. Ecco, però aveva questa presenza che attirava le persone e tutti gli andavano dietro. Alcune persone che andavano da lui le ho ricevute anch'io come esorcista adesso della diocesi e mi hanno parlato un po' anche di quello che... E certamente era una persona che faceva impatto anche col demonio, quindi certamente le sue penitenze, le sue preghiere continue, certamente questo al nemico davano fastidio. Avere la fede che ha avuto lui, quella fede che trasporta le montagne, quella forte così forte, che riesce a rendere possibile anche l'impossibile. Lui rendeva possibile l'impossibile. Un carisma fortissimo da lui.